Grazie, no, grazie a voi anche per questa bellissima iniziativa. Io avevo promesso durante il mio passaggio in questa terra che sarei tornata alla vostra festa e ho mantenuto la promessa. Quindi sono stata di parola, ho mantenuto la promessa e sono tornata. Devo dire che ho dei bellissimi ricordi legati a questa terra e mi dispiace non essere con quel ricordo qui con te, perché passando da qui c'è una signora che non conosceva che mi regalò un paio di orecchini con la bandiera con la bandiera dell'Italia, quindi segno proprio di questo attaccamento ai nostri valori della Repubblica dell'Italia, ma anche l'importanza che questa regione dà a tutta la storia della Costituzione. Io quegli orecchini li ho sempre portati, in effetti la signora aveva ragione perché mi aveva scritto un bigliettino dove insisteva a dire che mi portino fortuna. Li ho portati il primo giorno seduta al Parlamento e quegli orecchini mi hanno sempre portato fortuna. E mi dispiace che oggi non li ho potuto portare, ma insomma era proprio per dire che sono legata a questa terra per anche diversi episodi. Invece il secondo, sono felice che ne parlerà dopo la dottoressa, perché da qui avevo fatto una promessa a una signora che si avvicinò e mi lesse un documento dicendo di portare avanti la battaglia per i bambini invisibili, per i bambini che non avevano un certificato di nascita. Io non so chi è la signora perché è qua, quindi sono felice. Io quella battaglia l'ho portata, signora, la sto portando ancora avanti all'interno del Parlamento e proprio su questo punto in questi giorni, insieme anche al mio staff, al mio ufficio, volevo proprio portarla avanti anche in termini di dare un viso a quei bambini, a quelle persone, partendo da quelli che sono nati sulla nave della Marina Militare durante il salvataggio, perché fanno parte della stessa storia, a tutti quelli che non si vedono e che oggi, per capire meglio di cosa stiamo parlando, dobbiamo mettere sempre un viso, un volto, una storia. E allora sì che anche le leggi possono avere un senso molto forte. E questa mi è venuta durante questa idea, durante un passaggio a Martina Franca, dove fermandomi a Martina Franca incontrò una coppia con una bambina che era nata durante durante il viaggio su un barcone. Questa bambina arrivò con un certificato dove c'era scritto nata nel Mar Mediterraneo. Allora tutti si erano interrogati, c'è un sindaco nel Mar Mediterraneo, che codice fiscale avrà questa bambina? Non so, allora quando si fanno delle leggi non si capisce esattamente quali sono le conseguenze che possono avere sul territorio, succedono queste cose. E lì ho incontrato dei bravissimi amministratori che si sono rifiutati di trascrivere quel certificato di nascita dove c'era scritto nata nel Mar Mediterraneo, perché il giorno che la bambina vorrà andare a prendere l'atto di nascita, credo che nel mare incontrerà solo i pesci. Non so, magari incontrerà qualcun altro, ma non incontrerà di certo l'amministrazione. Allora interroghiamoci anche sulle conseguenze che possono avere delle leggi sulle persone. E da lì ho cominciato a pensare di dare un volto e una storia accompagnandole a questa e ad altro, per far capire che oggi serve il buon senso per arrivare anche a dare delle risposte. Ecco, queste sono delle bellissime storie che mi legano a questa terra, da qui parte poi e mi legano anche alle battaglie che porta avanti, quella sui diritti che sono trasversali. E dispiace che ogni tanto magari qualcuno non ha capito e che vuole strumentalizzare tutto legandolo a una categoria di persone. I diritti sono universali, i diritti appartengono a tutti, non c'è nessuno che possa dire sono i miei, non sono di qualcun altro, appartengono a tutti. E il giorno che capiremo questo, forse ci saranno anche alcune battaglie, forse capiremo che il nostro vicino di casa magari in altre veste potrebbe anche essere qualcuno che vi salva la vita, ma se noi lo guardiamo sempre dalla parte negativa, rimane sempre un nemico. Dobbiamo uscire da questa logica e andare un po' su quello che riguarda il tema che voi avete voluto portare oggi, la solidarietà, dare un senso alla solidarietà, dare un senso alle parole che sono scritte nella Costituzione.
Grazie Sindaco anche per l'accoglienza, insomma, avermi accorto, insomma, San Daniele è vero, non deve essere ricordato solo per il prosciutto, perché da qui parte questa bellissima storia della Costituzione che state portando avanti, e vi ringrazio, e farlo conoscere fuori, farlo conoscere fuori da San Daniele per questi valori. Al di là di questi due punti che volevo proprio trasmettervi, e grazie signora, perché da lei io dopo ho rafforzato questa battaglia all'interno del Parlamento che va avanti, e credo che il giorno che questo documentario avrà un voce, sarà alla fine, sicuramente sarà la benvenuta a poter assistere, perché credo che la nostra identità, le nostre battaglie si arricchiscono con voi, con i contatti che ho quotidianamente, e per quello che molte volte quando passo nei luoghi dico sempre: io sono arrivata in Italia con una valigia celeste, la valigia era vuota perché c'erano due vestiti e un paio di scarpe, però quella valigia per me era pesante perché c'era il diritto allo studio, quella valigia è la valigia dei diritti, quella valigia deve riempirsi a contatto con tutti voi. Ma man mano che passo nel mio territorio, dove io aggiungo tutte le volte un diritto, aggiungo una battaglia e va dentro, è così che quella valigia che esiste ancora oggi è vuota, l'ho lasciata così, però è piena di diritti e mi accompagnerà per tutto il tempo. Quindi grazie, adesso vorrei concentrarmi ai due compiti che mi avete dato oggi, cercando anche di stimolarvi e di darmi. Come ha fatto la signora che si era avvicinata dandomi questo compito, io sono a disposizione, lato che posso lo porto avanti ben volentieri. E quindi ritornando ai nostri due temi, io avevo chiesto di potermi soffermare sull'articolo 2 e sull'articolo 3. E come ben sapete, l'articolo 2 della Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo in qualità di individuo e membro della collettività. L'articolo della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Esistono cioè dei diritti che appartengono per natura all'uomo, alla persona umana, precedono cioè l'esistenza stessa dello Stato, che dunque non li crea, ma appunto li riconosce. E se voi guardate bene, quell'articolo parla di persona, non ha parlato dell'origine della persona, non ha parlato come spesso vediamo anche quando si danno delle notizie attraverso le mass media, si tende sempre a sottolinearle quasi per in qualche modo accompagnare una notizia accentuando appunto quelle paure e gli stereotipi che possono accompagnare quella stessa notizia, non essendo più soggetto che accompagna le trasformazioni culturali, ma molte volte diventiamo anche quasi complici di quello che sta succedendo sul territorio. L'articolo 2 parla appunto della persona, quindi dicevo, i diritti inviolabili proprio in quanto costitutivi della natura della persona umana, in quanto tale non sono legati a una determinata cittadinanza, quindi è una battaglia e una raccomandazione che faccio spesso anche ai giornalisti, quando per esempio c'è un incidente, quando per esempio l'ultimo è quello dei Roma, che è abbastanza, secondo me, molto forte, perché una persona è responsabile dei suoi atti, ma non tutta la collettività, non tutta la comunità. E quando succede così, nell'ultimo incidente che c'è stato a Roma, dove effettivamente erano due persone che appartenevano alla comunità Rom, non sono più quelle due persone che vengono giudicate, ma è tutta la comunità, ma sono tutti loro, dove lo Stato, le istituzioni sono tenute a dare delle risposte, ma per togliere il disagio in una certa nella situazione in cui vivono alcune comunità, e molte volte si leggono tutte queste cose facendo una strumentalizzazione e condannando di fatto anche persone che sono vittime e in qualche modo diventano colpevole e sono strumentalizzate in quello che noi abbiamo visto. E l'ultima campagna che io ho ritenuto molto triste, perché non si possono vincere le elezioni a grida di ruspa, ruspa, oppure bisogna distruggere. Io quando leggo la parola distruggere mi dà veramente molto fastidio, perché psicologicamente io penso che una persona
che deve prevenire conflitti, che ha la responsabilità di proteggere, è una persona che mentalmente deve costruire, è una persona che mentalmente deve legare e tessere i ponti, è una persona che deve anche in quello che proietta come, come proposte, come, come idea, sono quelle di costruire e soprattutto quelle di evitare che si arrivi ai conflitti. E non si possono lanciare dei messaggi che di fatto mettono una comunità contro l'altro. Quello in cui abbiamo assistito oggi, ecco perché dico, i diritti non sono legati a una, cioè non devono essere determinati da una cittadinanza, quindi italiano, francese, tedesca, albanese, appartengono alla persona. A quella stessa persona la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, quindi nessuno si può detrarre da questa responsabilità. Tutte le persone di qualunque nazionalità sono chiamate appunto dalla stessa Costituzione a dei doveri da compiere, a dei doveri che devono rendere alla comunità, oltre che avere dei propri diritti. Una trama indissolubile di diritti e doveri che assicura dignità ad ogni persona, cittadino o migrante. Il secondo articolo afferma dunque che i diritti più essenziali dovrebbero essere riconosciuti a tutti gli uomini e le donne del pianeta, a prescindere da qualsiasi loro caratteristica personale. E come ho spiegato prima, attraverso esempi ben concreti, inclusa la nazionalità. Quindi i diritti umani non devono avere frontiere e passaporti. Quando gli uomini della Marina Militare, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza vanno in soccorso dei migranti, oltre le acque territoriali, salvano loro la vita senza porsi la domanda di quale documento, di quale nazionalità o quali documenti abbiano in tasca o di che colore siano i naufraghi, stanno facendo vivere e pulsare l'articolo 2 della Costituzione. Io li ho ricevuti al Parlamento e li ho chiamati perché io sono fiera di quello che la Marina Militare, le guardie, le persone, cioè i militari della Guardia Costiera hanno potuto dimostrare in tutto il mondo il primato della vita umana. Loro si sono andati a salvare delle persone al di là di quello che era il loro compito, al di là di quello che veniva imposto come limite di Triton, che erano 30.000, quindi a 30 miglia dalle nostre coste, sono andati oltre, nonostante questo. Io li ho portati all'interno della Commissione, all'interno della Libe, per far capire al mondo intero, all'Europa, e oggi l'Europa ha saputo ascoltare, ha saputo dare una risposta di cosa significa solidarietà, cosa significa aiutare un'altra persona. Loro però hanno dato concretezza della Costituzione, hanno dato concretezza dei nostri valori e di questo ne dobbiamo essere fieri. E proprio per questo motivo che per mesi e mesi io continuavo a dire fermiamoci con Triton, continuiamo a chiedere di più all'Europa perché lo dobbiamo fare, continuiamo a chiedere di più all'Europa e facciamo recuperare anche all'Europa i suoi valori, senza quelli l'Europa rischia di perdere la bussola, noi non possiamo chiudere le nostre frontiere, dobbiamo piuttosto essere responsabili e gestire un fenomeno che non inizia oggi, che non si fermerà di certo oggi, ma che andrà avanti, perché le cause sono molteplici, le cause non sono semplicemente una che può riguardare la fame, le cause possono essere la guerra, il cambiamento climatico, sono tantissime. E finché non ci saranno delle risposte a tutto questo, e dubito che sia domani chiudendo le frontiere, noi dovremo imparare a gestire meglio alcune politiche, ma anche a dare concretezza di quello che c'è scritto tra le carte della Costituzione. E troppo spesso però nella realtà dei diritti sanciti sono offesi, quindi proprio nella realtà i diritti sono offesi calpestati. Pensavamo ad esempio di esserci lasciati alle spalle la schiavitù e invece assistiamo al dilagare del nostro paese in condizioni di lavoro servile, di cui sono vittime sia gli immigrati in molte località anche i cittadini, anche gli italiani. E molte volte quando io parlo di difendere i diritti, per comodità, proprio una strumentalizzazione, si tende sempre ad attribuirlo magari a una comunità e legato alla mia persona. Io parlo dei diritti che riguardano tutti, la condizione di ogni persona, migrante o non migrante. E credo che questo
questo modo di ragionare sia la cosa più nobile, perché quando guardiamo la persona, alla fine non vediamo più il suo colore della pelle, non vediamo più i suoi tratti somatici, ma vediamo ciò che rappresenta. E questo è che dobbiamo insegnare anche a scuola, ai nostri giovani, che andranno un giorno a governare. E quando entro nelle scuole, la prima cosa che chiedo ai bambini è di indicarmi il loro miglior amico. E molte volte mi indicano il loro miglior amico come il vicino di banco, vicino di casa, compagno, non so, che fa lo sport con loro. E poi quando vado a vedere, non ha lo stesso colore di pelle del bambino o della bambina, perché loro crescono con dei valori che noi dobbiamo proteggere, che noi dobbiamo accompagnare. Ma cosa succede? Che noi purtroppo non riusciamo nemmeno a seguire il linguaggio dei bambini, piuttosto li andiamo a dividere. E questo è che dobbiamo accompagnare nei bambini, la Costituzione, questi valori che sono molto profondi, in modo che quando andranno ad occupare posti di responsabilità, a legiferare, sapranno guardare la cosa più importante, la persona, al di là di tutto, al di là di ogni ragione di Stato. E sanno che bisogna pensare ai diritti e doveri che non appartengono a nessuno, ma che appartengono a tutta la collettività. Sostenere che i diritti siano un patrimonio di ogni persona dal momento in cui si viene al mondo significa volerli sottrarre all'arbitrio di monarchi e governanti. E come la Carta Costituzionale dicesse a chi governa, i diritti fondamentali non sono a vostra disposizione, appartengono alla persona. Io insisto, dall'inizio alla fine mi sentirete parlare di questo punto perché è fondamentale. L'abbiamo dimenticato, l'abbiamo perso per la strada e molte volte prima di entrare in sala vedevo qualcuno con una maglietta dove c'era scritto prima il Nord e mi viene da sorridere, che sicuramente quella persona se si trova da un'altra parte, in un'altra parte del mondo, qualcuno si mette la maglietta e dice prima il Nord urlerebbe all'ingiustizia. Allora usciamo fuori da queste frontiere mentali, da queste frontiere psicologiche, perché c'è qualcuno che ha detto c'è sempre qualcuno più a nord di noi. Allora usciamo da queste barriere che ci creiamo da soli. I diritti sono di tutti. Il contenuto dell'articolo 2, quindi molto forte e rivoluzionario, le sue radici affondano sia nelle rivoluzioni di fine Settecento che nel rifiuto dei nazionalismi estremi e del totalitarismo che hanno insanguinato il Novecento. Passando all'articolo 3, il nostro bellissimo articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Adesso al comma 1 afferma: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Se ci fate caso, il soggetto dell'articolo 3 sono tutti i cittadini e non tutti gli uomini, come era invece nell'articolo 2. Com'è possibile? C'è forse un contrasto tra questi due pilastri della nostra Repubblica? Che l'articolo 3 proclami l'uguaglianza di tutti i cittadini, sembrerebbe escludere gli stranieri. Qualcuno potrebbe giungere a sostenere che la Costituzione italiana autorizza una certa discriminazione verso chi non ha la cittadinanza, ma per risolvere questo apparente dissidio occorre ampliare lo sguardo. Ecco, io dico sempre, bisogna alzare lo sguardo, andare oltre quelli che sono i nostri limiti, le nostre frontiere interne, insomma, che rischia di non farci interpretare meglio ciò che è contenuto in quel messaggio e di considerare l'intero testo costituzionale e non soffermarsi unicamente a un passaggio, ma di leggere l'intero testo. Per la verità, nella nostra Costituzione si parla poco di stranieri. Il fatto è facilmente spiegabile. Al tempo dell'Assemblea Costituente, folle di italiani emigravano ovunque in cerca di pane e lavoro, mentre allora erano pochi coloro che decidevano di emigrare in Italia. E nonostante questo, la Costituzione aveva già previsto il diritto all'asilo, parlava già del diritto all'asilo che oggi, a distanza di anni, non riusciamo a avere una legge. Voi sapete che non abbiamo una legge organica per quanto riguarda l'asilo e su questa ci stiamo lavorando, ma sono passati anni, sono passate generazioni. Eppure in quelle condizioni, in cui l'Italia era una terra di emigrazione e non di immigrazione, aveva già previsto questo passaggio. E
E proprio per quello che io molte volte mi sono appellata anche, oltre che alla Costituzione, ma anche alla giurisprudenza, in alcuni casi, cercando proprio di reindirizzare il nostro pensiero per riuscire a dare concretezza e risposta a quelle che sono le esigenze della nostra quotidianità. La disciplina costituzionale dello straniero si condensa quasi tutta appunto nell'articolo 10, dove si dice che lo straniero deve essere tutelato dalle norme di diritto internazionale a cui l'Italia aderisce in particolare in materia di diritti umani. Sempre l'articolo 10,3 viene definito in termini molto generosi appunto il diritto all'asilo. E quindi vado avanti perché questo il punto dell'articolo 10. Io credo che oggi dovrebbe essere ripreso proprio per dare corpo a una legge organica per richiedente asilo, facendo tesoro anche di quelle che sono le direttive e le norme europee. E a questo so che insomma, il governo stanno lavorando moltissimi partiti e questo è un tema che è trasversale. Pertanto, alla luce dell'articolo 2.10, i giudici costituzionali, fin dalla sentenza 120-67, hanno sostenuto più volte che l'articolo 3 stabilisca un uguale riconoscimento dei diritti umani e la pari dignità di fronte alla legge non solo degli italiani, ma anche degli stranieri. E quindi la Costituzione e la nostra giurisprudenza molte volte riescono a guidarci per arrivare anche a dare delle risposte ben concrete. Ci si potrebbe dunque fermare qui per accontentarci del fatto che la Costituzione abbia risolto il problema, ma sarebbe un peccato non indagare l'origine di questo articolo e le intenzioni dei padri costituenti. Per scoprirlo si possono interrogare i verbali dell'Assemblea Costituente. E leggendo anche proprio i verbali delle discussioni che in questi giorni, dopo la promessa che io avevo fatto, quindi mi sono messa un po' anche con i miei esperti anche a guardare, vedere anche ciò che era dietro attraverso quei verbali, ciò che conteneva. Tra i padri costituenti è possibile comunque rivivere il processo creativo e quindi andare a vedere quei verbali significa proprio rivivere quel periodo, il periodo del creativo della nostra Costituzione e in particolare dell'articolo 3 di cui discutiamo oggi, i verbali si trovano in rete anche negli archivi della Camera, quindi potete consultarli facilmente. Per chi volesse rivivere dietro, perché molte volte dietro un articolo noi non riusciamo a capire il contenuto, non riusciamo a capire come siamo arrivati fino a quel punto. Bisogna sapere che era stata creata una sottocommissione incaricata di scrivere i primi articoli della Costituzione, quelli che stabiliscono i principi più importanti. In questo gruppo di lavoro vi erano personalità eccezionali come Lelio Basso, di cui oggi la Fondazione appunto si occupa proprio di questa, anche dei diritti, e la Pira che lo coordinavano, poi Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, Concetto Marchesi e Palmiro Togliatti, uomini di vario orientamento, ma con una visione ampia e profonda, con una visione ampia e profonda di senso di giustizia. Quando i membri di questa commissione si misero a formulare il principio di uguaglianza, si posero il problema: se il soggetto dell'articolo dovesse essere tutti gli uomini o tutti i cittadini. Quindi c'era già questo interrogativo. Alcuni facevano notare che effettivamente per la legge dello Stato vi è una differenza di trattamento tra cittadini e stranieri. Ad esempio, è assolutamente ragionevole che un turista in vacanza in Italia non abbia diritto di voto, al contrario di chi invece vi risiede stabilmente. Questo è un altro punto che ci coinvolge oggi. Noi abbiamo iniziato con il diritto di voto per la donna, dove sembrava impossibile che dovesse votare la donna, poi alla fine la donna ha avuto il diritto di voto. Oggi siamo al diritto di voto per gli stranieri, sembra veramente una cosa impensabile. È chiaro che se arriva un turista io non lo faccio votare, ma se io, una persona che paga le tasse, contribuisce alla costruzione, al rafforzamento delle nostre politiche, io devo cercare in qualche modo di garantirmi tutti i diritti, quindi sociali, economici, culturali, ma anche politici.
e questo passaggio manca e ci coinvolge ancora oggi. Però la Costituzione, questo tema, cioè i nostri padri costituenti, a questo punto se ne erano già posti, sono passati anni e ancora noi oggi non riusciamo a dare seguito a quelli che erano gli interrogativi appunto dei nostri padri costituenti. Altri ritenevano che era meglio sottolineare l'uguaglianza davanti alla legge dell'intera umanità, invece la sottocommissione votò e approvò il seguente articolo. Gli uomini, a prescindere dalla diversità di attitudine, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a uguale trattamento sociale. Come vedete, il soggetto che fu scelto era gli uomini. E come se non bastasse, si specificava esplicitamente che la nazionalità non potesse giustificare un diverso trattamento giuridico e sociale. Come mai allora l'attuale articolo 3, differente dalla versione discussa e votata? Possiamo anche affrontare quest'altro punto. Accade che anche un'altra sottocommissione, nello specifico, quella incaricata di redigere la parte della Costituzione riguardante il potere giudiziario, elaborò un articolo che enunciava sempre il principio di uguaglianza formale, ma usò come soggetto tutti i cittadini. Il lavoro delle diverse commissioni veniva consegnato al comitato di redazione incaricato di stilare un progetto di Costituzione ordinata e coerente da votare in plenaria. Il comitato di redazione si trovò quindi due articoli che contenevano il medesimo principio e così decise di fonderli in uno solo, dandone la formulazione che corrisponde all'attuale articolo 3, comma 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizione personale e sociale. È interessante quindi sapere che il testo così redatto non verrà più ulteriormente discusso, ma sarà semplicemente approvato dall'Assemblea Congiunta. Ci si potrebbe rammaricare che le cose siano andate in questo modo, che non sia passato il testo calorosamente difeso da Dossetti, Basso e La Pira. Questi erano quelli della prima Costituzione che avevano messo in discussione appunto questo passaggio. Io credo che noi oggi dobbiamo continuare il lavoro che loro avevano messo come base. E quando l'articolo 3, e quindi dicevo, l'articolo 2 stabilisce appunto l'universalità dei diritti fondamentali, quello appunto che parla indistintamente di tutto, e quando l'articolo 3 dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, e senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione pubblica, dice che ci sono cittadini italiani che hanno lingua, religione e etnia differenti. L'articolo 3 descrive una comunità di cittadini non omogenea, non basata sull'unità di razza, religione, lingua, bensì una repubblica multietnica, multilinguistica e multireligiosa, in cui tutti i suoi membri possono dirsi cittadini allo stesso titolo. In altri termini, sta dicendo che essere cittadino non è questione di sangue e che l'Italia non è un clan. L'Italia è una comunità politica. L'Italia è una comunità politica in cui le persone sono legate da vincoli civici. Ciò mostra che l'articolo 2 e l'articolo 3 non si oppongono, ma si completano l'uno con l'altro. Noi dovremmo leggere tutta la Costituzione e metterlo in fila e capire che ogni articolo è legato a un altro e lo completa e va così fino alla fine. Dobbiamo affermare con forza che clandestino, che è diventato di moda e ahimè adesso lo sento pronunciare anche da altri esponenti di forze politiche all'estero, non è, e per precisione l'ho sentito dire da Marine Le Pen, lei che è sempre stata molto molto attenta a utilizzare la terminologia, quando l'ho sentita dire ho detto probabilmente ha frequentato qualcuno. E, dobbiamo affermare, scusate, ma è proprio così. E quindi affermare clandestino
non è chi cerca di affermare il proprio diritto d'asilo trovando rifugio in una terra sicura. Illegale è colui che non si arrende all'idea che i diritti fondamentali travalicano ogni muro e spettato. E quindi sono felice di ascoltare dopo anche il passaggio per i bambini invisibili. A questo proposito voglio sollecitare il Parlamento e la riforma sulla cittadinanza. Io so che su questa ci sta lavorando il Parlamento e si sta lavorando per arrivare appunto a dare una risposta a milioni di bambini che ancora oggi non hanno trovato una risposta e che si trovano stranieri su una terra che gli appartiene. È un'urgenza, abbiamo bisogno di una popolazione più uguale e coesa. La coesione e l'uguaglianza sono condizioni necessarie per vivere in pace, giustizia e benessere. Io sono stata un po' lunga, ma era proprio per discutere e capire anche come i nostri padri costituenti sono arrivati, e non soltanto limitandosi a leggere gli articoli della Costituzione, legandolo a quello che sta succedendo oggi e sicuramente facendo l'ultimo passaggio a quello che sta succedendo a Roma, mafia capitale. Non facciamoci rubare la lotta e le battaglie su immigrazione e legalità. Non facciamo l'errore di delegare a qualcuno che per qualche motivo, per prendere qualche voto, il senso di immigrazione, legalità, diritti umani come le intendiamo noi, possa essere possa cambiare. È una battaglia che ci riguarda, è una battaglia che riguarda ognuno di noi. Io ricordo nel 2010-2011 avevo già denunciato il fatto che i fondi per i centri di identificazione ed espulsione erano fondi che erano sicuramente non arrivavano ai migranti ma venivano utilizzati male. Avevo fatto manifestazione, convegni, documenti che si trovano anche online, arrivando a liberare anche due ragazzi nati e cresciuti in Italia, rinchiusi all'interno del centro di identificazione di Modena, ma se avevano delle colpe perché erano colpevoli, avevano fatto un reato, c'è un altro luogo dove dovevano essere, il carcere, ma mettendoli dentro un centro di identificazione, in qualche modo noi dicevamo esiste un carcere etnico, esiste un carcere anche per qualcuno che è differente. Non facciamoci rubare questa battaglia da qualcuno che urla forte, qualcuno che urla strumentalizzando e incriminando in qualche modo anche tutte le comunità, ma dobbiamo essere fieri delle battaglie che facciamo, anche se siamo in pochi, ma prima o poi la verità viene sempre fuori. Grazie.